Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale I Travaillon del Cast. Come detto qualche video fa, in questa zona, come vedete, c'è questa canalina che da questo tubo dovrebbe arrivare qua ma è tappata. E quindi oggi andremo a fare la traccia sostitutiva, quindi una molto più semplice orizzontale, ovviamente andremo a rompere un po' il muro, ma vabbè, purtroppo è da fare. Allora, vi faccio vedere un po' gli attrezzi che userò quest'oggi. Quindi ovviamente il tubo dove far passare fili, questa bestia che mi aiuterà a tagliare un po' il muro per fare prima, e ovviamente martello e scalpello per rifinire il tutto. E poi vabbè, qua vicino a me c'è un bel saccone di cemento che andrò ad usare per tappare tutta la nuova traccia. Se vi sono piaciuti i video precedenti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, spuntate la campanella per avere tutti gli aggiornamenti sui nuovi video e come sempre, via, si parte! Allora, ho iniziato a fare la prima bozza della traccia, ma visto che questo muro è abbastanza resistente, mi tocca testare questo bel aggeggio. Eccolo qua, l'abbiamo appena preso, quindi adesso vediamo un po' come si comporta. Adesso vediamo un po' e poi al massimo vi farò una breve recensione in un altro video in cui magari vi faccio vedere cosa c'è contenuto in questa scatola. Ma direi che promette molto bene, è un bel oggetto, preso da Leroy Merlin in offerta a meno di 100 euro, molto buono per fare questi lavoretti. Continuiamo. Eccoci qua, la traccia è praticamente conclusa, abbiamo fatto veramente in fretta, perché con questo aggeggio devo dire che per dei muri così abbastanza semplici va molto bene, infatti abbastanza pulito. Qua vabbè, un po' l'intonaco che si è staccato, ma qua è un punto un po' grezzo, quindi vabbè, poi lo rifacciamo bene. Adesso rifinisco un po' con martello e scalpello e poi andiamo a vedere se la traccia è sufficiente per far passare il tubo oppure bisogna ancora un attimino lavorarlo. Proseguiamo. Soprattutto nelle zone attorno alle placchette, che essendo di plastica sono un po' più delicate. Allora, eccoci qua, la traccia è finita, ho già preso un pezzo di canalina per far passare, quindi adesso, per evitare casini, faccio già passare l'antenna, fase neutro da attaccare alla centralina, adesso manca solo la terra, che ce l'ho là, adesso la faccio, vado a prendere, e poi cacciamo dentro tutto nel tubo, così almeno prima di tappare abbiamo già tirato tutti i fili e non ci pensiamo più. Eccoli qua, posto. Così, dai, che fa. L'antenna è qua, bella dietro. Così non dà fastidio a nessuno, ci sono questi. Direi bel travaglio. Poi adesso facciamo la stessa cosa. Qua dentro bene, qua ci siamo. Fight. Ecco qua.
Allora, diciamo che il lavoro più grosso è stato fatto. Adesso vado a cementare tutto e poi vi faccio vedere proprio il lavoro finito come è venuto. Direi che grazie al martello pneumatico e agli altri attrezzi da lavoro pesante abbiamo fatto anche abbastanza in fretta. Tempo un'oretta, fatto tutto. Bene, adesso vi faccio vedere il lavoro finito. Allora, ed eccoci qua. Questo è il lavoro terminato. Ho cementato tutta la traccia. Ovviamente adesso ci vorrà un bel po' da asciugare perché la giornataccia pessima. Non ci dovrebbero essere grossi problemi. Poi al massimo andremo a mettere una mano veloce di intonaco giusto per lisciare al meglio, anche se come vedete qua il muro è molto grezzo, per cui potrebbe andare bene anche così. Comunque, anche questo lavoro è terminato. Ci siamo divertiti abbastanza. Nei commenti, se volete lasciare dei consigli, altri attrezzi da utilizzare, consigli, suggerimenti, non c'è problema. Sono pronto ad ascoltarli tutti. E con questo vi ricordo di iscrivervi al mio canale, campanella, mi raccomando. E i prossimi video, i prossimi lavori dei i travaglio del Castel. Saluti, bye bye.